70 anni di distanza dall'incidente al Gavia in cui persero la vita 18 alpini, Italo Dalaidi ricorda quei tragici momenti e racconta: «Non volevo fare quella strada». L'alpino Gabriele Migliorini del gruppo di Cantù ha riassunto la preghiera dell'alpino in 8 bassorilievi, l'opera descritta anche in una pubblicazione voluta dalla sezione Como. Si chiama Alpinator ed è la novità dell'estate 2024, una mini cittadella che unisce la parte militare a quella ANA. Dopo la tappa d'Asiago tornerà in autunno a Torino. L'iniziativa Caffè degli Alpini, organizzata da 10 anni dalla sezione Varese, ha messo al centro la figura della donna, storie, incontri, dibattiti per riflettere insieme. Cosa vuol ricordare? Che non volevo fare questa strada. Volevo far Bormio, l'Aplico, Ponte di Legno Tonale. Il colonnello mi ha fatto tornare indietro. Italo Dalaidi è uno dei 4 alpini che il 20 luglio del 1954 si salvarono dalla terribile caduta nel vuoto per 150 metri del mezzo militare su cui viaggiavano. Era un autocarro Fiat 639, faceva parte di una colonna del battaglione Bolzano. A bordo erano in 22, tutti poco più che ventenni. La strada sterrata che dal Passo Gavia scende da una parte verso Santa Caterina Valfurva e dall'altra verso Ponte di Legno improvvisamente cedette. Degli altri 3 superstiti oggi restano solo i ricordi dei familiari. Il primo e io l'ultimo. Era grande. L'ho salutato l'ultima volta, ero a scuola, era vestito di alpino e gli hanno dato il permesso di entrare in aula per salutarli, l'ultimo abbraccio. Mi ricordo l'ultima volta quando ho partito dopo la licenza. Era l'inverno, c'era la neve, la sua valigia, l'ultima volta che l'ho visto, mi ricordo quello. I corpi straziati degli alpini furono portati nella chiesa di Ponte di Legno per le esequie. Da allora la sezione Valle Camonica ricorda la tragedia del Gavia in maniera solenne ogni lustro. Io credo che sia un momento di ricordo non indifferente. Li vediamo e li abbiamo sempre visti come nostri fratelli maggiori. Avrebbe potuto succedere anche a noi quello che è successo a loro. E questo ci dà l'impressione ancora, ci fa capire quanto sia ancora viva l'emozione che proviamo ancora oggi, a distanza di 70 anni, a trovarci qui per ricordare queste giovani vittime e reduci appunto di questo disastro mentre svolgevano il loro servizio militare. Al suono della preghiera dell'alpino lo scalpello di Gabriele Migliorini. La sgorbia ne rifinisce i contorni come fossero virgole di punteggiatura. Ciò che ne scaturisce sono 8 bassorilievi che l'alpino del gruppo di Cantù sezione Como fa emergere da altrettanti apparentemente silenziosi pezzi di legno. Rappresentano la preghiera dell'alpino. Tutto nasce dal desiderio di ricordare tutti gli alpini e gli amici che nel tempo sono andati avanti, perché recitando la nostra preghiera l'emozione mi prende sempre, perché il ricordo è sempre forte. E da lì, visto il lavoro che faccio, ho detto, cioè, mi metto alla prova e cerco di realizzare qualcosa che possa lasciare un segno. Pensavo di fare una tavola, 2 tavole, poi ho trovato degli amici, chiamiamoli amici, che invece di 2 tavole me ne hanno fatte fare 8, però sono contento dal risultato e della condivisione, perché la cosa che più mi ha fatto piacere, ho avuto bisogno di chi faceva i disegni, di chi mi supportava, e posso dirlo con grande soddisfazione che ho trovato tanti amici, tanti alpini che sono stati al mio fianco e hanno collaborato con me per far sì che si realizzasse questo mio desiderio. Gabriele Migliorini, professione intagliatore, nel tempo libero è riuscito a realizzare una vera e propria opera d'arte e, dando un'occhiata ai suoi lavori, non è la sola. Le 8 tavole disegnate da Luigino Vismara, un amico degli alpini, e intagliate da Migliorini sono oggi custodite nella cappella dedicata alla Madonna all'interno della caserma Cantore ad Aosta. Quando ci siamo resi conto che avevamo un'opera d'arte in casa,
La scelta è stata quella di posizionare in un posto dove potesse essere usufruita da più gente possibile, soprattutto tra gli alpini. E in un incontro, direi del tutto casuale, all'Adamello col generale Cavicchioli abbiamo concordato di consegnarli e di omaggiarli al comando del centro addestramento alpino, perché così ci ha assicurato anche il cappellano militare Don Fabio. Transitano ormai diverse centinaia di alpini in fase di formazione e quella diventa un elemento formativo interessante e importante della storia degli alpini e non solo. Ma anche lì non tutti avrebbero potuto e possono ammirare le tavole. Così la sezione, presieduta allora da Enrico Bianchi, decise di realizzare un libro dedicato ad esse e alla preghiera dell'alpino. Le tavole erano così belle che abbiamo individuato una necessità di metterle in un libro in modo tale che altri potessero vedere questa meraviglia. E viene perfezionato dal lavoro, dalla collaborazione di Luca Merisio, che è un fotografo diciamo molto conosciuto, e del nostro Tiziano Tavecchio, che è caporedattore del giornale Baradel. La loro collaborazione ha fatto nascere appunto questa successiva opera d'arte. Una mini cittadella che unisce la parte militare a quella dell'ANA si chiama Alpinatur ed è la novità dell'estate 2024, andata in scena nella sua prima tappa ad Asiago. Grazie alla Società Alpini che ci ha coinvolto in questo Alpinatur, che è il primo evento che è stato fatto per far vedere quello che è l'attività sportiva militare, ma non solo, invogliare i ragazzi a fare queste cose. Infatti, a differenza delle solite cittadelle che si fanno per le giornate nazionali, ovviamente qui in forma un po' più ristretta, un po' più piccola, c'è sempre l'esposizione dei nostri mezzi e materiali dell'esercito italiano, ma c'è soprattutto tutta la parte sportiva. Un'area esperienziale tra arrampicata, military crossfit e approfondimenti militari, grazie anche all'esposizione dei mezzi dell'esercito italiano. Io posso dire stamattina tanti bambini, anche piccolini, sono messi con il nostro istruttore a spingere il copertone, che è una cosa che fanno i crossfit in generale, oppure tirare la corda, quindi sono cose che appassionano molto i genitori contenti. Addirittura è stata prima una sfida tra figlia e papà, si sono messi a fare l'attività, le flessioni, i salti, il peso, è stato molto bello. I testimonial sono proprio i ragazzi e le ragazze che hanno partecipato o stanno partecipando ai campi scuola ANA insieme ai giovani volontari in ferma iniziale, che hanno potuto raccontare ai presenti le loro rispettive esperienze. Certamente abbiamo una rappresentanza, tenendo conto che sono già partiti dei campi e quindi molti ragazzi sono già impegnati, ma con molta soddisfazione ho visto che c'è stata un'adesione importante. Dopo la prima tappa ad Asiago, Alpinatur tornerà prima della fine dell'estate a Torino. Credo sia una grande promozione per i ragazzi, una promozione per le truppe alpine e per noi Associazione Nazionale Alpini, che stiamo combattendo, proprio il termine un po' guerresco, mettiamola così nel ridere, per incentivare i ragazzi a seguire una linea che rispecchia i nostri valori, che sono anche i valori delle truppe alpine. La donna, non tanto per il ruolo che ricopre nella nostra società, quanto per le condizioni di disagio, difficoltà e sempre più spesso di violenza che si trova a subire, è il tema scelto quest'anno dalla sezione ANA Varese per l'iniziativa Caffè degli Alpini, giunta alla sua 10ª edizione. 3 incontri durante i quali le Penne Nere hanno deciso di affrontare il tema dell'aiuto e della tutela della donna, coinvolgendo il Club Sor Optimist di Varese e la Fondazione Felicita Morandi, che si occupa di tutela e protezione di donne che hanno subito violenze di vario tipo. I nostri appuntamenti, ha sottolineato Antonio Verdelli, capogruppo degli Alpini di Varese, hanno sempre avuto un'impronta multitematica, in modo da creare un interesse diversificato, cercando di portare un'utenza sempre diversa nella nostra sede. Quest'anno invece abbiamo scelto di trattare l'argomento donna, uno solo, ma che riguarda tutti, nella speranza di essere riusciti, anche se solo come una piccola goccia nel mare delle informazioni, a modificare quella che sta diventando una quotidianità spaventosa.